Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ma quanta corrente consuma una console di ultima generazione? E di conseguenza, quanto ci costa utilizzare una console di ultima generazione con il caro energia che c'è attualmente? E oggi appunto cercheremo di capire quanto ci costa utilizzare una console di ultima generazione. Partendo dal presupposto che sia Xbox Serie X che PlayStation 5 consumano praticamente la stessa energia, perché sono molto molto simili per quanto riguarda il comparto hardware. Il test lo faremo con Xbox Serie X, però poi la stessa situazione si ripercuote a specchio su PS5, e poi faremo anche una prova con lei Nintendo Switch, anche se ovviamente non è paragonabile il consumo energetico con le console di ultima generazione, perché ovviamente lei non ha come diciamo punto forza la potenza di calcolo e appunto il consumo di energia, perché lei ha altri punti di forza che la rendono unica, appunto perché è diversa dalle altre console di ultima generazione. Però giusto anche per chi ha una Nintendo Switch, cercheremo di dare un'idea di consumo che ha questa piccola console di casa Nintendo. E per fare questa prova userò una presa ovviamente che ci calcola il consumo in tempo reale. È una presa della Miros che vedete lì, è una presa smart che si connette ovviamente all'applicazione Miros, in questo caso, che io ho scelto appunto perché avendo già altri prodotti di questo marchio, così con un'unica applicazione faccio funzionare più cose. Però ci sono tantissime prese che fanno questo servizio, io vi lascio il link di questa in descrizione, però come vi ho detto sono tantissime le prese che trovate su Amazon che fanno questo servizio. E tutto questo è anche per vedere le varie fasi di consumo che hanno queste console, perché comunque è vero, quando le stiamo utilizzando consumano tanto, nel senso hanno un determinato consumo, ma tante volte sottovalutiamo il consumo che hanno quando non le stiamo utilizzando, ed è qua che è un'altra parte interessante appunto di questo test che vedremo tra poco. Quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo a vedere le fasi di consumo che ha una console di ultima generazione. Iniziamo. Ok, allora la console è pronta, adesso vado a farvi vedere come l'applicazione in questo momento ci dà che la presa è a zero consumo. Vedete che in alto abbiamo potenza attuale 0,00 watt, che è appunto il consumo che in questo momento è inesistente. Adesso andrò a collegare appunto Xbox Serie X e vedremo cosa cambia nel suo consumo. Perfetto, la console è accesa, siamo nella home page e in questa schermata abbiamo un consumo, come vedete, attuale di 44,08 watt. Questo è il consumo attuale, che ovviamente varia, può andare a 46 48, comunque abbiamo diciamo un consumo che va dai 40 ai 50 watt in questa schermata. Dopodiché andremo a vedere quanto consuma mentre giochiamo, ma prima voglio farvi vedere un'altra cosa consuma la console quando non giochiamo, e non intendo quando è in questa schermata home, ma quando entriamo nelle varie modalità di risparmio energetico quando spegniamo la console. Nelle schermate che adesso andremo a vedere, quindi entriamo nelle impostazioni, andiamo in opzioni risparmio energia. Qua Microsoft ha inserito due novità, nel senso le ha inserite qualche settimana fa. Abbiamo la possibilità di vedere i watt di consumo in base al diciamo la selezione che facciamo nel risparmio energetico. Nella prima, che è questa che è evidenziata in questo momento, abbiamo 0,5 watt di consumo quando la console è spenta, cioè lei quando è spenta consuma 0,5 watt, però ovviamente abbiamo dei limiti di utilizzo, nel senso che lei è spenta, non è spenta totalmente, fa gli aggiornamenti, però non è possibile riattivarla da remoto, mentre se andiamo nell'altra opzione che è sospensione, vedete che il consumo sarà da 10 a 15 watt, quindi lei, se noi abbiamo impostato questo spegnimento, consumerà costantemente dai 10 ai 15 watt. Questo quelli dichiarati da Microsoft, poi vedremo che in realtà sono di più sia in una situazione che nell'altra. Però Microsoft ha inserito appunto questa nuova interfaccia per quanto riguarda le due modalità, appunto segnalandoci quanto andiamo a consumare con una o con l'altra. Questo ovviamente è dovuto sicuramente alla crisi
energetica, che non ha colpito l'America perché l'America è autosufficiente, però ovviamente l'Xbox è venduta in tutto il mondo e c'è una buona parte del mondo, cioè l'Europa, che soffre appunto il caro energia, e questo è sicuramente stato introdotto per questo motivo. E per avere un consumo quando l'Xbox è spenta che sia quasi zero, dovremo fare arresta ora, perché se facciamo lo spegnimento che facciamo normalmente, sarà una di queste due impostazioni che abbiamo scelto, lo spegnimento che facciamo quando siamo nella home page. Per spegnere totalmente l'Xbox, e poi come vedremo tra poco non è comunque totalmente spenta, è arresta ora da qua. Ma facciamo un passo alla volta e andiamo a vedere i vari consumi. Quindi iniziamo con la prima prova mettendo arresto risparmio energetico. Cosa vuol dire? Che adesso seleziono questo, torno nella schermata principale, vado a spegnere la console tenendo il tasto del joystick, vado a fare spegni console e andiamo a spegnere la console. Abbiamo visto che nella home page consumavamo circa 44 watt, che vedete sono ancora impostati in questo momento perché non ho fatto ancora il refresh della pagina dell'applicazione della presa smart. Vado a fare l'aggiornamento della pagina, siamo a 18, poi scenderà ancora ovviamente perché lei comunque non è ancora spenta, bisogna fare passare qualche minuto, e vedete che abbiamo un consumo che è attualmente di 1.10 watt contro i 0.5 dichiarati da Microsoft. Qua siamo ad 1.10, ovviamente appena si spegne la console bisogna dargli un po' il tempo che lei finisca di fare tutte le sue cose, perché comunque non va subito nel minimo consumo, ci bisogna far passare anche qualche minuto, anche qualche decina di minuti, però poi scende fino a circa un watt di consumo, e questo nel risparmio energetico che abbiamo appena visto. Ma se adesso passiamo all'altro risparmio energetico, quello in cui la console può essere riavviata anche da remoto, lì il consumo aumenta in maniera molto importante. Infatti adesso andiamo a accendere la console, entriamo nelle impostazioni, opzione risparmio energetico, e andiamo a selezionare sospensione, dove abbiamo detto c'è molto più consumo perché molti componenti della console sono attivi, quindi selezioniamo questo, usciamo e andiamo a fare lo spegnimento della console. Quindi andiamo a spegnere la console direttamente dal joypad, e adesso andiamo a vedere quanto consuma la console in questa situazione. Io riaggiorno ancora la pagina, vedete 31.57, poi magari tra una decina di minuti si abbassa un po' ancora, però io ho visto che siamo sempre intorno ai 30 watt di consumo. Questo nella modalità, come abbiamo detto, sospensione, che controllate bene che non abbiate attivato di default, perché comunque se non vi interessa riattivare la console da remoto vuol dire accedere alla console dal vostro smartphone, quindi se non vi interessa tutto questo ovviamente non tenete attivato la modalità sospensione, ma mettete l'altra opzione. Poi abbiamo la possibilità dello spegnimento da risparmio energetico. Cosa vuol dire? Andiamo a accendere la console. Se vogliamo spegnere totalmente la console e comunque non è totalmente spenta, come vedremo tra poco, perché comunque un minimo di consumo ce l'ha lo stesso, dobbiamo sempre entrare in impostazioni, opzione risparmio energia, e andare a selezionare arresta ora. Ok, facciamo spegni, vedete spegnere completamente l'Xbox. Questo è lo spegnimento totale, chiamiamolo così, anche se come vedremo tra poco non è totale. Adesso lei si spegne, ma come vedremo adesso con l'applicazione della presa smart, un minimo di consumo c'è lo stesso, perché comunque lei un qualcosina da qualche parte ciuccia un po' di corrente, pochissima roba, però non è totale. L'unico modo per averla totale è staccare la spina, lì allora è totale. Infatti adesso lei è spenta, andiamo ad aggiornare l'applicazione, vedete che in questo momento è ancora 1.74, poi andrà a scendere dopo qualche minuto. Infatti vedete che adesso è già a 0.92, aggiorno ancora, poi scende ancora un pochino. Adesso andiamo a aggiornare ancora a vedere se è sceso ancora di qualcosa. Sì, infatti vedete che adesso è addirittura 0.86, nel senso, però un qualcosa lei consuma ancora, non è un consumo a zero. Per essere a zero bisogna staccare la spina, altrimenti un pochino lei ciuccia lo stesso, però stiamo parlando veramente veramente di poco. Ma adesso invece andiamo a vedere cosa consuma quando dobbiamo giocare, quindi andiamo a riaccendere la console. Ok,
Vedete che la console si riavvia dal joypad anche in modalità arresto totale, quindi vuol dire che lei un qualcosa ci ha acceso, perché sennò il joypad non avrebbe potuto comunicare con la console, ed è per questo che comunque un consumo c'è sempre in tutti i modi. Adesso proviamo a far partire un gioco. Allora, abbiamo l'applicazione ferma a 0,86 watt, che era la console con l'arresto, quello diciamo più pesante che possiamo dargli. Vado a far partire un gioco come questo, Plague Tale Requiem, che è un gioco pesante, quindi la console si deve impegnare in maniera molto intensa, e vediamo quanto la console andrà a consumare. Siamo nella schermata di gioco, quindi questa è la schermata in cui io potrei giocare, e guardiamo quanto adesso l'applicazione ci dà. Siamo fermi a 0,86, vado ad aggiornare la schermata e abbiamo un consumo, guardate, di 140 watt, che poi varia, può salire fino a 150. Il range, come ho visto io, adesso aggiorno ancora, vediamo se cambia qualcosa, varia dai 135 fino ai 155-160 watt. Questo è il consumo medio che ha la console. Cosa vuol dire? Che ogni 2 ore consumeremo 300 watt, quindi ogni 7 ore consumeremo 1 kilowatt di corrente. Quindi fate voi quanto vi costa giocare, nel senso che in base a quanto pagate voi 1 kilowatt di corrente, sapete che ogni 7 ore pagate quella cifra. Se pagate 50 centesimi al kilowatt, faccio un esempio, vorrà dire che ogni 7 ore pagate 50 centesimi per giocare con una console di ultima generazione. Se pagate 1 euro al kilowatt, vi costerà 1 euro ogni 7 ore giocare con una console di ultima generazione. Ovviamente ogni 1000 watt avremo fatto 1 kilowatt. Quindi cosa vuol dire? Che quando abbiamo la console nella modalità diciamo di consumo, risparmio energetico più basso, ci vuole parecchi giorni per arrivare a 1 kilowatt di consumo, mentre per quanto riguarda il consumo nella modalità sospensione avremo un consumo di 300 watt ogni 10 ore, quindi ci vuole circa 30 giorni per fare 1 kilowatt, ok, nella modalità sospensione. Questo video appunto è per farvi vedere anche le fasi di consumo che abbiamo quando non la utilizziamo, quando ce l'abbiamo in modalità sospensione, in modalità risparmio energetico, tutti questi consumi che abbiamo anche quando la console è lì ferma, che a noi sembra comunque spenta. Questo video era appunto anche per vedere e chiarire i consumi che hanno queste console in queste fasi di utilizzo e di stand by. Allora, adesso abbiamo provato una console di ultima generazione, come in questo caso Xbox Series X, che consuma come una PlayStation 5, diciamo che i consumi sono praticamente identici. Adesso proviamo invece lei, la piccola Nintendo Switch, che ovviamente consuma molto di meno di queste console, perché comunque abbiamo un hardware che non c'entra niente con queste console, una potenza di calcolo che non è minimamente paragonabile a queste console, giusto per dare un'idea anche a chi ha questa piccola console cosa costa e quanto spende ad utilizzare una console come questa. Quindi adesso spegniamo questa e accendiamo questa. Perfetto, adesso abbiamo qua la piccola Nintendo Switch, direi di iniziare il test in questa modalità, che è la modalità stand by. Vediamo il consumo, andiamo a aprire l'applicazione e ci dà 2,72 watt di consumo. Lei quando è in questa diciamo situazione consuma 2,72 watt, poi dipende se sta caricando le batterie dei due controller e poi anche un consumo dato dalla ricarica della batteria della console. Come sapete, la Nintendo Switch la possiamo utilizzare con la sua batteria, quindi anche nel momento in cui lei ricaricherà la batteria della console avrà un consumo maggiore. Poi quando arriva diciamo al completamento della ricarica della console, il consumo dei watt scenderanno, perché comunque allora non sarà più la ricarica della console ma solo il consumo dello stand by della console, e poi stabilizzarsi su questo consumo che poi vedete adesso aggiornato ancora scende a 1,70, poi magari risale un po', comunque siamo tra il watt e i 2,5 watt. Adesso andiamo ad accendere però la console e vediamo quanto consuma mentre dobbiamo giocare con la console. Ovviamente sono consumi che non c'entrano assolutamente nulla con le console di ultima generazione come sono Xbox e PlayStation. Perfetto, sono entrato nel primo gioco che avevo avviato, che è quello che sta utilizzando in questo periodo mia figlia. Vediamo in questa schermata di gioco quanto il consumo è diciamo aumentato rispetto ovviamente allo stand by e quanto andremo a consumare mentre giochiamo.
vado ad aggiornare, siamo a 10,38 watt, quindi capite che niente di paragonabile ai 150 watt di una console di ultima generazione come PlayStation o Xbox. Andiamo ancora ad aggiornare la schermata, 10,62, e vedete che il consumo più o meno è stabile intorno a questi watt. Poi ovviamente se stiamo giocando e aumenta lei un po' la potenza di calcolo, i watt aumentano un pochino o diminuiscono, però il consumo va intorno ai 10-12 watt di consumo massimo che io ho notato. Andiamo ad aggiornare ancora la schermata, vedete 10,70, cioè il consumo è questo. Allora, diciamo una cosa, che ovviamente anche lei, come avete visto, è normalmente in modalità stand by, anche lei ha un consumo energetico continuo se non la spegniamo totalmente, perché anche lei si può arrestare totalmente, però sono consumi probabilmente non assurdi, perché se parliamo di un watt, 2 watt, arrivare al kilowatt, diciamo, ce ne vogliono di ore, e anche se abbiamo la corrente che ci costa attualmente magari un euro al kilowatt, sparo una cifra, il consumo e le cifre che andremo a spendere sono comunque molto molto basse, e durante il gioco avete visto che lei consuma davvero molto molto poco rispetto a una console di ultima generazione. Ovviamente non sono paragonabili, sono due prodotti completamente diversi, anche se alla fine facciamo la stessa cosa perché giochiamo a dei videogiochi, ma due cose diverse. Lei è top per dei motivi, le altre console top per degli altri motivi, diciamo che non si sovrappongono, sono separate le due tipologie di utilizzo che hanno queste console. Quindi ragazzi, spero che questo mio video vi sia stato utile. Se è così, ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre si va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.